Ciao, siete di Milano? Sì. Io abito vicino, sono di Como. Di Salerno. Sono di Milano, appena trasferita, però sono di Voghera. Non ci definiamo fuori sede. Non ci definiamo fuori sede, facciamo pendolari. Ho origini di Padova, sono a Milano da 6 anni, da quando ho cominciato l'università. No, io sono di Somma Lombardo, nella provincia di Varese. Io sono provincia di Bergamo, faccio avanti e indietro. Hai votato alle ultime elezioni politiche? Sì, però sono dovuto tornare a casa a Padova. Sì, ho votato. Sì, ho votato. Sì, sì. Abbiamo votato. Sì. Io no, avendo la partita, non sono. Gioco calcio e a domenica ho partita, il lunedì ero all'università. Sei favorevole al voto per i fuorisede? Dare la possibilità di votare a distanza e anche fuori dal comune o la regione di residenza? Sì, sono favorevole perché penso sia giusto, sia il loro diritto esprimere la loro opinione, quella che è la loro inclinazione, nonostante non siano nel loro paese di origine, ecco. Sì, anche se percepisco l'esistenza di alcune difficoltà, però sì. Perché penso che sia un diritto quello di votare, quindi per un fuorisede dover sempre tornare a casa comporta dei costi e anche a livello di tempo che sono non indifferenti. Io sono favorevole, giusto così, anche perché poi ci si lamenta che nessuno va a votare. Esatto. Però se non permettiamo di votare anche alle persone che magari vorrebbero. Sì, perché ogni anno comunque so che è difficile tornare nella propria città e magari trovare dei treni che sono a un costo elevato, magari lo dicono anche qualche giorno prima, quindi è un casino anche organizzarsi. Assolutamente sì, perché per esempio per le primarie del PD sono andato a votare qui ed è stato molto comodo perché non sono dovuto tornare a casa. Sono favorevole perché è una cosa normale, cioè per dare questa opportunità agli studenti di votare, perché è anche un diritto civile. Secondo me è giusto perché ha un diritto di voto che comunque anche gente fuori sede che vivendo comunque maggior parte a Milano, studiando a Milano, ha la possibilità anche loro di votare ed è giusto votare anche per loro, cioè non vedo dove sia il problema. Avete amici che magari non hanno potuto votare perché costava troppo tornare, i treni erano troppo costosi? Sì, un'amica che ha avuto questo problema ma non ha potuto votare e questo si è dispiaciuta, anche a me mi spiace che non ha potuto votare. Però spero che un domani ci sarà questa possibilità. In realtà le persone che ho conosciuto direttamente, che avevano interesse reale a votare, si sono organizzate diciamo, con anticipo e sono riuscite. Però penso che ci siano tante persone al di fuori della cerchia ristretta di persone che conosco io che invece si sono trovate in questa situazione, che credo sia insomma abbastanza preoccupante. Sì, ne ho avuti perché appunto tanti miei compagni sono fuori sede, magari neanche tanto vicini, quindi non sono potuti tornare anche perché magari eravamo in sessione e quindi i prezzi erano sicuramente alti, ma anche il tempo non c'era, per cui non hanno potuto votare e sicuramente è dispiaciuto, ecco. E andare e tornare magari dal sud d'Italia al nord Italia, al sud Italia, comunque è costoso. Però sicuramente ci sono tantissime persone che magari sono anche interessate alla politica e vorrebbero esprimere quello che è il loro pensiero, ma per forza di cose maggiori non possono farlo. Sì, amici che ho conosciuto all'università anche mi hanno raccontato che l'anno scorso non sono potuti tornare a casa per votare. Sì. Perché costava troppo tornare? Sì, costava tanto, perché poi ci sono anche chi abita più lontano di me, tipo in Sicilia, e quindi non hanno potuto.